questa è la mia casa quando sono nata. Del 29, però io sono nata qui, sono vissuta qui e sono sposata qui. Questa è una foto con mia zia ostetrica sulle scale della Sciviero, quando dietro ancora non c'era, si può vedere che non c'era assolutamente niente, no? E qui già era anziana, era già la Cumavegia. Quando avevo le doglie così o no, allora dovevamo andare a chiamarla signora Maria, no? Perché allora il telefono non l'avevamo. E mio marito con la bicicletta, con giù la neve alta così, da tutte e tre. Dopo veniva a casa e quando avevo qui la macchina andavo a prenderla la signora, perché era già anziana, sì. Poi una volta non era come adesso che si andava tutti i momenti a fare le visite, a fare le cose. Io ho lavorato fino ai 6 mesi senza fare una visita, cioè ero incinta, l'avevo avvisata. Dopo veniva la signora a vedermi gli ultimi mesi, ogni tanto quando ci sentiva veniva, capitava qui insomma. E lei ha lavorato dal 1912 fino, diciamo, fine anni 60, e ha fatto nascere tutto il Brugherio di quel periodo. Ho considerato sempre una persona di carattere mia zia, perché bisogna tener conto che per poter fare la sua professione lei aveva deciso di non sposarsi. E avendo vissuto anche gli anni del fascismo, ai tempi non sposarsi non era una cosa da niente, era una cosa grave per una donna, ancora di più. Pur essendo molto corteggiata, perché noi abbiamo ancora i bigliettini d'amore che le mettevano sotto la porta, no? Perché una volta usava così, con scritto "O Maria dell'alma mia", cose d'altri tempi. Perché ai tempi non erano tanti gli uomini che accettavano di avere una moglie così impegnata nel lavoro, che si alzava di notte, no? Per uscire, perché le donne secondo me partono sempre di notte. Sono andata a lavorare a 14 anni in fabbrica e facevano le ceniere, si chiamava Prendice. Sono stata lì fino alla seconda maternità. Dopo ho dovuto stare a casa perché non avevo qua nessuno che me li curava. Il grande l'ho portato al nido, c'è ancora Marzotto e aveva il nido lì dalle suore. Invece poi Enrico ho dovuto tenerla a casa, no? Dopo mio marito voleva comprare la macchina, invece arriva la Paola. E noi siamo stati molto contenti quando è stata dedicata la via alla zia. E qui c'è l'articolo che è stato fatto sul giornale con la foto di mia zia con mio fratello, perché adesso gli unici due encidi siamo io, mio fratello e la figlia di mio fratello. E quando è stato fatto questo giornale, questo articolo, era ancora in vita la nipote di mia zia, che adesso non c'è più. E loro hanno sempre vissuto dietro, esattamente dietro il campanile, in via Italia, proprio sotto il campanile. E noi chiaramente siamo stati molto orgogliosi di questo, ci ha fatto veramente tanto piacere.